Per un saluto, io lo dico per un ringraziamento e per la presenza in questo evento di oggi, ma anche per la vicinanza e l'attenzione che ho avuto modo di verificare durante il mio primo anno di lavoro qui a Viterbo da parte dell'amministrazione comunale. E l'evento, il concerto di cui vi ha parlato poco fa il sindaco, è soltanto uno degli eventi e mi auguro che ne seguiranno altri. Ho avuto modo in questo anno di verificare che per fortuna il torpore che aveva caratterizzato in passato, o meglio, poca attenzione nei confronti di un luogo ben lontano, che ci riguarda fino a un certo punto, sta venendo meno, nel senso che aumentano le proposte da parte di gruppi sul territorio che così vogliono collaborare con l'amministrazione penitenziaria anche attraverso lo strumento, non solo, attraverso lo strumento del teatro. Dicono pietà, mi ripeto, ma è vero, il teatro è uno degli strumenti che di riflessione per le persone detenute e di cambiamento della persona detenuta. Io non ho bisogno di avere, come dire, pubblicità positiva, però la compagnia Stabile Assai è una delle compagnie di cui ho potuto apprezzare l'entusiasmo quando, lo dico perché è un ricordo molto piacevole, quando lavorando a Sassari ha infiammato gli anni, chiaramente positivamente, non soltanto della cittadinanza sassarese ma anche dei detenuti nel carcere di Sassari che si sono visti coinvolgere in una mattinata di musica e di colori come non avrei mai pensato, per cui è vero, questo gruppo di questi ragazzi, di questi uomini, di questi ragazzi, perché poi alla fine quello che conta non è l'età anagrafica, ma è l'età, la giovinezza del cuore, la giovinezza anche delle menti, si è vista tutta, cioè in una rotonda di un carcere decadente, il quale poteva essere quello di Sassari. Per fortuna qui a Viterbo abbiamo una struttura molto più, come dire, tra virgolette accogliente, più organizzata. Comunque in un contesto così difficile questo gruppo ha portato gioia e io non ho dubbi sul fatto che in un teatro come può essere il Teatro Tenda, ma come possono essere anche altri contesti, questo gruppo potrà sicuramente portare, si può dire sì, oltre che gioia, anche sano divertimento, perché non dobbiamo pensare che i detenuti, è vero, espiano la loro pena, però non possiamo mettere le catene ai loro pensieri, non possiamo mettere le catene ai loro sogni e non mettiamo neanche le catene alle loro risate, ai loro sorrisi. Per cui queste sono delle occasioni molto preziose per poter far vedere quello che c'è dentro fuori e per poter far vedere a chi è dentro cosa si può fare fuori sul territorio.